Amici di Giappone a quattro mani, oggi una missione importantissima. Devo andare dal parrucchiere perché qua la situazione, non so se vedete, si sta facendo tragica perché ho clamorosamente sbagliato a farmi una tinta di colore diverso prima di partire, un morano che ha praticamente cambiato colore. Adesso ho dei ciuffi arancioni tipo pagliaccio, e in più ovviamente stanno crescendo quei 4-5 capelli bianchi che ho, in realtà raddoppiato pure per 1000 questa cifra, e non mi posso più guardare. Quindi andiamo a tagliare e più che altro colorare tutta sta roba qua. Vediamo. Ma la missione non è tanto andare dal parrucchiere, perché sono già stata dal parrucchiere in Giappone. La missione è uscire per la prima volta senza Lisa, perché è lei che ha il senso dell'orientamento, quindi praticamente ho sempre seguito lei e diciamo che mi ha fatto un po' di training, scusate, un po' di training negli ultimi giorni, nel senso mi mandava avanti e diceva conduci tu, ma ho sempre sbagliato almeno una traversa, quindi non sappiamo bene, spero di riuscire a tornare, ma me la sono sempre cavata, voglio dire. E però veramente qua mi sono un po' lasciata andare perché guidava lei. Per ora riconosco comunque tutto, quindi sono sulla strada giusta. Non è tanto l'andata che mi preoccupa, che poi alla fine basta scendere, al limite chiedo per la stazione, quanto poi ritornare. Allora, vorrei non farmi schiacciare, ok? Fanno passare gentilmente. E prima ancora altra missione, andare a ritirare i soldi dal 7-Eleven, che praticamente con la mia carta riesco a prelevare solo da lì. Quindi, ricapitolando, 7-Eleven, parrucchiere sperando che non voglia la prenotazione, e sono un po' indecisa se tagliare i capelli corti o no, cioè non corti corti, però un taglio sulle spalle oppure no, e se tutto questo riesce mi premio con un dolcino, dai. E poi, boh, prima o poi tornerò a casa. Missione 7-Eleven compiuta. E mi sono dimenticata di dirvi una cosa importantissima, perché non mi faccio la tinta da sola, che voglio dire, ho anche trovato la mia schiumetta che copre le ricrescite favolose, perché dove stiamo noi, nella social residence, è vietato farsi la tinta, ovviamente perché i bagni sono di tutti, quindi essendo in comune una persona che sta lì un'ora con la tinta in testa, in piedi, nel bagno, insomma, capisco anche le motivazioni, però peccato perché c'era questo prodotto che mi piaceva tantissimo, vi metto anche il video qua sopra. Comunque, procedo verso il parrucchiere. Tra l'altro in Giappone ci sono un sacco di barbieri proprio da uomo, parrucchieri solo da uomo. Di solito c'è quest'insegna che gira fuori e non so, sono forse andati un po' fuori moda. Adesso tutti fanno sia maschi che femmine, mi sembra più o meno. Correggetemi se sbaglio, ma non ho più visto molti barbieri. Cioè qualcuno forse c'è anche a Savona che però è più proprio che si occupa di fare barbe di un certo tipo, più che solo parrucchiere per i capelli da uomo. Ed eccomi arrivata a Sugita, quindi non mi sono persa. Ci siamo quasi. Pensavo di venire qua perché mi sembra abbastanza economico. Vediamo un po'. Allora, sono riuscita a prenotare, devo tornare però entro una quindicina di minuti, 20 minuti, perché se no mi cancellano il posto e la prenotazione. Quindi ora mi prendo un dolcino, mi premio prima perché comunque il posto l'ho trovato e poi vedremo il risultato. Eccolo,
me lo mangio qua in un angolino perché non avevo il tempo di fermarmi, se no appunto signora è stata molto precisa, se non arriva alle 6:30 mi cancella. Oh. In Giappone non è bello mangiare camminando, quindi mi fermo qua e mangio velocemente. Fresco fresco, non vedrete nulla perché è notte, ma sono molto contenta, adesso hanno un colore decente. Bicoleshta, è uscita Lisa da non so dove, fuori dal parrucchiere, e io un altro infarto come all'epoca. Poi vabbè, insomma ce ne sono. Ciao. Lui sapeva tutto. Italia no tomodachi. Demo wakaranai. Perché stavo giusto pensando, vado a cercare un wifi per dire a Lisa che non mi sono persa nei meandri, ma è andata un po' alle lunghe. No, sono molto contenta, sono stati bravi, e c'è anche tutto, siamo dietro la polizia, ci abbiamo, magari non inquadriamo proprio le macchine, qua c'è tutto un koban enorme, tutto questo è un koban, ma non ve lo inquadro perché mi legano, e vi inquadro i negozietti qua dietro e no, c'è tutta una roba, cioè non so neanche se raccontarla che è lunga, cioè praticamente mi hanno fatto, ero tranquilla, un po' scocciata di aver aspettato tanto, ma poi mi sono esaltata tantissimo perché mi hanno fatto uno shampoo che è una roba fuori dal mondo, perché ti fa lo shampoo normale, intanto con la poltrona che si reclina, che fa anche un po' di lista, con la poltrona che si reclina all'indietro, ti mettono lì, sei piatto praticamente, sei sdraiato, ti mettono sto fazzolettino sulla faccia così non vedi nessuno e ti rilassi, e a un certo punto mi dice non si muova, mi impacchetta con della roba di gomma qua, dei asciugamani, delle robe, e ecco adesso il vento mi spettina, oh. Vabbè, mi impacchetta e la macchina stessa, cioè il lavandino inizia a lavarmi i capelli con dei getti goduriosissimi, cioè una roba proprio, un massaggio allo scalpo, no? Da questi getti potenti sulla testa, cioè, la parrucchiera che ogni 5 minuti mi chiedeva se andava bene, è gioco di scale, è gioco adesso, mi stavano massaggiando l'anima e mi sono ritrovata molto molto contenta ed energizzata. Ti vedo anche ringiovanita. Ma mi vedo anche io ringiovanita, deve essere il filtro che prende meglio. Chi può, no, scherzo. No, mi sento molto molto bene. Ah, poi mi ha messo anche un asciugamano caldo dietro la schiena, dietro il collo qua a un certo punto. E dice va bene, va benissimo. E poi alla fine niente, come diceva Lisa, ero lì che pensavo adesso come gli dico gentilmente che mi piacciono tranquillamente, poi mi sono vista, mi sono piaciuti talmente tanto che non c'ho più quello schifo di rosso ricrescita e tutto quanto, e mi piaceva anche il taglio prima che il vento me lo sbarabandellasse, e ho detto ah dai ski, cioè li amo, era contenta, si è fatta una mezza risata. E ho pagato anche poco perché ho pagato sui 6.600 qualcosa yen, quindi adesso come sempre non riesco a farvi il conto così truc, ma direi meno di 50 euro, quindi ben spesi, tinta, taglio e sto hot shampoo da paura, quindi approvato. Non vi posso fare la seconda prova di coraggio di tornare indietro da sola perché è spuntata fuori Lisa. Ma se quindi... vuoi io vado avanti. No, però mi lasci solo. No, andiamo a mangiare qualcosa già che siamo qua in mezzo alla civiltà. Ciao!